Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Mari e oggi voglio farvi vedere la mia ultima spesa fatta all'Eurospin. Ma prima, sigla! Eccoci qua ragazzi, voglio anticiparvi che avendo fatto la spesa sabato ed oggi sto registrando di mercoledì, spero che vedrete prestissimo, spero venerdì, questo video, vi anticipo che alcune confezioni le troverete ovviamente come nelle più normali famiglie, le troverete aperte, quindi scusatemi se vedrete qualcosa di aperto, ma mi andava di farvi vedere quello che ho acquistato questa settimana da Eurospin. Parto sempre con la colazione e vi faccio vedere al primo posto, perché veramente sono i miei preferiti, i biscotti al cocco della Amo Essere senza glutine della Dolciando. Io non soffro di celiachia e voglio dirvi anche che se non soffrite di celiachia e mangiate dei prodotti senza glutine non vi fanno male, sono semplicemente prodotti con delle farine che non contengono glutine, ovviamente senza esagerare perché sennò poi il corpo si abitua a non assumere glutine, il che non è male, però potrebbe anche diventare un po' più sensibile al glutine, quindi secondo me assaggiare o gustare qualcosa senza glutine male non fa, però senza esagerare, almeno questo è quello che ho letto in giro, poi ditemi se è vero o non è vero. Io insomma, secondo me l'equilibrio nelle cose è sempre la cosa migliore. Andiamo avanti, invece vi faccio vedere anche un'altra cosa buonissima che io adoro tantissimo, questi sono i biscotti che preferisco in assoluto per la colazione, ma è giusto, vero? Sì, ok, sono i Dolciando Digestive, Simil Digestive, con avena e cioccolato, buonissimi, io li puccio direttamente nel caffè, certe volte mi faccio una bellissima colazione con questo. E a proposito di gocce di cioccolato, per i bambini e per lui mio marito ha preso questi chocolate chips cookies. Chocolate chip cookies, no, ma sono chocolate cookies soltanto, ok, comunque sono buonissimi ragazzi, non so se li conoscete ma sono veramente buoni. Ah, continuiamo ancora con le gocce di cioccolato, sì dai, Adriano si è scelto questi, li aveva scelti anche il mese scorso, noi non ne compriamo spesso di queste cose, ne prendiamo proprio una volta al mese per non esagerare, e quindi questi qua sono comunque molto buoni, li ho assaggiati anche io, a lui piacciono tantissimo e se ne porta una barretta a scuola per merenda. Poi continuiamo con la cioccolata, questo è il festival del cioccolato questo mese, e qua ci sono le crostatine alla Nutella che come tutti i bambini e penso anche noi facevamo da piccoli, i miei figli se le mangiano mettendo il dito dentro la Nutella, scavando fino a quando non ce n'è più e poi lasciano la merendina. Invece io gli ho fatto scoprire che bagnandola nel latte è buonissima, quindi fortunatamente adesso stanno facendo diversamente. Parliamo ancora di cioccolata, queste sono le loro, sono i loro cereali preferiti, Choco Nuts, sono ripieni di cioccolato, cioè sono come i Choco Crave, simili al Choco Crave. Io quelli non li ho mai assaggiati, però vi posso dire che questi sono fantastici, anche da soli. Andiamo avanti invece e abbiamo preso anche il mitico pan brioche, che è di una bontà ragazzi che non potete immaginare, se li conoscete mi darete sicuramente ragione, sono veramente buonissimi senza olio di palma, ci saranno altre schifezze dentro però sono buonissimi, sia con burro e marmellata che con Nutella, ma io li mangio anche da soli. Passiamo invece a questi yogurt, loro adorano tantissimo i miei figli bere questo yogurt con fermenti vivi, questi sono buonissimi, io non sono un amante degli yogurt, devo dirvi la verità, e non li mangio quasi mai, è proprio molto ma molto raro, neanche quando sono sotto dieta, quando sono miracolata e comincio a fare una dieta che poi dura molto poco comunque purtroppo, gli yogurt sono la cosa che consumo sempre meno, però loro sono dei divoratori di yogurt e questa cosa mi fa molto piacere. Ho comprato invece questo mese questo latte orzo malto
alla soia, che a me piace tantissimo, mi dà una soddisfazione incredibile, piena, come se stessi prendendo un cappuccino. Se non lo avete ancora provato, provatelo e fatemi sapere, e se l'avete già provato, ditemi che cosa ne pensate e se piace anche a voi. Invece abbiamo preso per i bambini e per Cicino il latte intero. Noi prendiamo sempre questo qua perché è comodo con il suo tappo, si può richiudere e resta sempre fresco. E poi, per terminare, ho ripreso nuovamente un'altra confezione di latte d'avena perché mi è piaciuto tantissimo. Ok, con la colazione abbiamo terminato e adesso passiamo invece al salato. Vi faccio vedere le paste fresche. Questa volta abbiamo voluto provare questi tortelli, anzi non li abbiamo ancora provati, li vogliamo provare, questi tortelli pronti in 6 minuti, ricotta e spinaci. Abbiamo sempre preso i funghi porcini, i tortelli e i funghi porcini, che sono, ragazzi, una cosa, una goduria immensa. E voglio provare anche questi qua stavolta, magari con burro e parmigiano, non so. Vediamo un po', vi farò sapere. Poi invece abbiamo preso anche gli gnocchi di patate freschi, fatti con patate fresche. A parte essere gialli, proprio di patate a pasta gialla, ma forse c'è anche un po' di colorante, ma guardate, vediamo un po'. No, non ce n'è proprio. È proprio fatto con estratti di rosmarino, forse è questo quello che gli dà un pochettino questo colore giallastro, o comunque sono fatti proprio con farina di patate a pasta gialla. Quindi, ragazzi, sono buonissimi, cuociono in un minuto davvero e ti danno una pienezza incredibile, sono veramente molto buoni. Li abbiamo già provati perché ne abbiamo prese 2 confezioni. Poi abbiamo preso una scorta, così, giusto per, l'ho visto per la prima volta, forse già c'era e non me ne ero mai accorta, ma qua c'è, ci sono i panini precotti, come la baguette praticamente, soltanto che puoi scegliere quanti metterne nel forno. E siccome io ieri ho visto per caso su Tasty una ricetta molto carina, veramente fatta sulla baguette, ma io lo voglio fare su questi panini, si scavano dentro e si mette il formaggio, il pomodoro, la salsa e altro formaggio sopra a mo' di pizza e si infornano. Ragazzi, devono essere buonissimi, alla faccia della dieta, e proverò quindi anche questi, chissà come sono. Poi abbiamo preso un'insalata di rucola, che non manca mai nel mio banco frigo, perché sono un supermercato, nel mio frigo. E ho preso anche, parlando sempre di panini, ho preso anche questi qua, gli hamburger, perché a noi piace tantissimo prepararci gli hamburger a casa e farci i panini stile McDonald's, quindi mi piace tanto questa idea. Io fra l'altro me li faccio anche vegetali, e fra l'altro ho visto anche che il 55 Winston 55, che saluto sempre, hanno proposto un burger di verdure e sono curiosissima di provarlo, così me lo pappo in mezzo a questo panino. Allora, poi patatine, veramente abbiamo preso anche le patatine alla paprika, ma sono terminate e devo dire che non mi hanno soddisfatto tanto quanto quelle al barbecue, ma questa volta abbiamo preso le rustiche, che sono le nostre preferite, e quindi adesso sgranocchieremo anche queste. Poi abbiamo preso la piadina sfogliata. Ogni tanto ai bambini fa piacere mangiare le piadine per cena, e ogni tanto fa piacere anche a me non preparare nulla, dargli queste bellissime piadine condite e via! Ci si riposa una volta a settimana. Poi passiamo invece a formaggi, salumi, eccetera, eccetera. E qua ci sono i cubetti di prosciutto, che noi abbiamo utilizzato per fare anche una simil pasta alla carbonara. Mio marito questa volta mi ha detto: me la prepari col prosciutto. Vedi, io gliel'ho preparata col prosciutto. Lo so che non si fa, però è stata una richiesta, forse aveva voglia di assaggiarla così, e gliel'ho fatta assaggiare. Io devo dire che non saranno il massimo della qualità, probabilmente, non lo sappiamo, gli hanno dati però un pochettino ai miei bambini in una ciotolina, e se li sono pappati ed erano felicissimi. Poi andiamo avanti, ho preso 2 confezioni mini di stracchino, perché ogni volta che io compro quello grande, ragazzi, me ne mangio mezza confezione una sera e mezza confezione il pomeriggio del giorno dopo, quindi è meglio evitare, ne prendo una piccolina, così magari ce la dividiamo in famiglia e non me le mangio tutte io, perché a me piace da impazzire lo stracchino e tutti i formaggi a pasta molle. Non molla, molle. Poi
Scamorza affumicata, l'abbiamo già provata una volta e devo dire che veramente era molto buona. Sicuramente non è come quella fresca, ma ci mancherebbe altro. Le cose confezionate non sono mai come il banco fresco, però diciamo che ci possiamo anche accontentare. Io la uso anche quando faccio le torte salate. Poi pizza, mozzarella per pizza, perché mi piace preparare la pizza in casa e molte volte la preparo proprio sulle piadine. Quindi poi ho preso anche questo simil galvanino, che lo utilizzo quando faccio anche la pasta al forno o diverse preparazioni, anche dei panini imbottiti, insomma. Adriano invece ha visto il formaggio rosso, questo qua è il Gouda. Ragazzi, io una volta su Sky ho visto un documentario di come viene preparato il Gouda e tutta la festa che gli fanno attorno quando si devono aprire le forme del Gouda e si devono assaggiare pronte per poi distribuire. Ed è una festa veramente grandissima, veramente molto ma molto bella, quindi... Ora che so la storia del Gouda, lo mangio ancora con più piacere. Poi i bambini hanno scelto i loro würstel. Questi qua sono col formaggio dentro, ma non contenti, si sono scelti anche questi. Questi qua, io ricordo quando li mangiavo anche io, sono con un leggero sapore affumicato, ma bontà incredibile. Invece ho preso, nel frattempo io sto facendo, sotto di me c'è praticamente, oh santo cielo, mi sta cadendo tutto, sotto di me praticamente si sta formando il monte di prodotti e piano piano cominciano a cadere, comincia ad esserci la valanga dei prodotti che cadono. Poi, sfoglia fresca, l'ho presa anche il mese scorso, non vi ho fatto la ricetta della cipollina perché l'ho fatta in fretta e non ho avuto il tempo, il mio cellulare era molto ma molto scarico e la macchina fotografica aveva la memoria piena, quindi non l'ho potuto fare. Spero di poterlo fare questa settimana o comunque durante o la settimana prossima vi faccio la ricetta della cipollina fatta in casa con la sfoglia, anche se la nostra cipollina, pezzo di tavola calda tipico catanese, non è proprio fatto con la pasta sfoglia, è una pasta sfoglia leggermente diversa, un po' più compatta. Ah, poi andiamo avanti. Ho preso dei sughi pronti, ho preso della Portami Via il sugo alle verdure grigliate. Eccolo qua, si presenta così, ci sono 120 grammi di prodotto. Poi ho preso anche il sugo ai carciofi, questi non li ho mai provati, sono veramente curiosa di provarli. E poi invece, incuriosita dal consiglio dei 55 Winston 55, ho voluto prendere anche il pesto che già ho aperto perché mi sono condita delle cose io ieri e quindi oggi penso che riproporrò la pasta al pesto ai bambini perché loro ancora non l'hanno mangiato e devo dire che è veramente buono e mi è piaciuto più di quello che ho sempre acquistato, quindi penso proprio che passerò a questo. Tra l'altro costa anche un po' più di quello che ho sempre preso io e un motivo c'era, ok? 55 Winston 55. 55 sono sempre una sicurezza quando consigliano le cose da comprare. Fior di Natura invece, qua ci sono le mie proteine vegetali, perché da qualche parte le devo pur prendere, a parte i legumi ovviamente. Questi qua sono i mini burger al farro, se non mi sbaglio li ho già acquistati o forse no, non le ho acquistate, non li ho acquistati ancora, quindi li devo ancora provare e vi farò sapere come sono. Invece ho preso anche altre volte questo tofu burger vegetale ai peperoni e devo dire che è abbastanza buono, non è il massimo del gusto, però va bene, dai, ogni tanto va bene. Polpettine di soia, queste sono buonissime, a me piacciono un sacco, me le faccio anche in agrodolce, me le faccio, le schiaccio e ci faccio un piccolo ragù, veramente sono davvero buonissime, mi sono trovata molto bene. Ho preso anche il tofu, io mi faccio, lo faccio spesso, lo faccio marinato e poi lo faccio alla piastra, oppure lo faccio strapazzato. Avete mai assaggiato il tofu strapazzato? Se volete vi faccio la ricetta, vi faccio vedere come si fa, perché il tofu se non lo fate in una particolare maniera non vi sa di niente, quindi capisco quando la gente dice ma che cos'è questa cosa? Beh, se non lo sapete cucinare, se non lo sapete sistemare, ovviamente non sa di niente. Anche io la prima volta che l'ho mangiato stavo praticamente, come dice mia sorella, gli danno l'occhio, come si dice a Catania,
però adesso che ho scoperto come poterlo preparare, devo dire che il tofu strapazzato è qualcosa di eccezionale. È un po', sono un po' come le uova strapazzate. L'ho assaggiato in un negozio, in un ristorante vegan molto in di Catania, e da allora me ne sono innamorata e lo faccio spesso. Poi ho preso un misto di legumi e cereali che voglio fare con il riso, oppure semplicemente a mo' di zuppa. In questo periodo che cominciano i primi freddi in Sicilia va sempre bene. I ceci, che non mancano mai dalla mia tavola perché li adoriamo, e questi red kidney, i fagioli rossi, che sono buonissimi ragazzi, non li avevo mai provati, li ho provati il mese scorso e me ne sono innamorata, quindi li ho ripresi. E terminiamo con la mortazza, la mortadella, cara mortadella. Nessuno lo sa, no, ma chi mi segue lo sa che io ti amo, ma non ti mangio più da 2 anni e mi manchi tanto. Mi basta l'odore, però va bene, ok? Chissà se ritornerò a mangiare mai carne, mai dire mai ragazzi, mai dire mai, perché nella vita possono succedere tante cose che ci fanno cambiare idea, che ci fanno cambiare totalmente anche il nostro modo di vivere. Quindi, come io ho preso la decisione 2 anni fa di lasciare, poco più di 2 anni fa, di lasciare la carne, chissà che poi non succeda che ritorni nuovamente. Quindi mai dire mai nella vita, veramente. Vi faccio una piccola pausa, vi faccio vedere quindi le cose surgelate. Eccomi tornata. Voi non ve ne siete andati perché passa semplicemente mezzo secondo dalla chiusura all'apertura di un video, e vi faccio vedere quindi tutto ciò che c'era dentro il freezer che abbiamo acquistato questa settimana. Allora, anche nella mia spesa non mancano mai i piselli, perché a me piacciono tantissimo. Mio marito adora la pasta con i piselli, ai bambini li faccio frullati perché Adriano non li ama così tanto, e quindi nel mio bellissimo bimbi che vedete là dietro preparo la vellutata di piselli. Poi, misto per soffritto, che fa sempre comodo quando non mi ritrovo a casa, per esempio le carote, perché per esempio ho dimenticato a comprarle, e quindi il misto per soffritto è sempre un aiuto in casa quando mancano gli alimenti freschi. Broccoli a rosette, questi sono sempre delle cose che io ne chiamo salva cena, salva pranzi, perché magari non ho il tempo di andarli a comprare dal fruttivendolo freschi e me li ritrovo in rosette e posso preparare qualcosa all'ultimo momento. Poi queste io le adoro, sono le fave surgelate, mi piacciono tantissimo, ho fatto diverse volte delle zuppe con queste fave e sono buonissime. Minestrone di 16 verdure, ottimo, l'ho trovato veramente molto buono. E poi questa volta ho comprato anche i carciofi a spicchi perché ne avevo tantissima voglia e non vedo l'ora di farmi un bel risotto ai carciofi, una bella pasta con i carciofini. Poi, ma anche così bolliti, messi a modi, anche semplicemente bolliti. A me i carciofi piacciono, fra poco li mangio anche crudi, ma io ho mangiato i crudi, infatti veramente sono buonissimi. Poi grani gelli, i bambini hanno voluto comprare queste granite della Dolphin. Sì, della Dolphin, vera granita siciliana, insomma, ragazzi, vera granita siciliana. Ve lo dico io che cos'è la granita siciliana, è uno spettacolo, ma sicuramente non è questa. Comunque va bene, in mancanza di altro, visto che adesso le granite non si trovano più perché c'è freddo, va bene anche questo. Poi abbiamo preso sugo allo scoglio per Ciccino e i bambini, che loro adorano i frutti di mare, mentre io non li mangio, non mi sono mai piaciuti, ma da quando ero bambina. E poi gli ho comprato anche queste cozze per fare gli spaghetti alle cozze. Cozze cilene, sgusciate precotte, quindi in un attimo si preparano. Poi i bambini hanno preso anche questi mini stecchi, che noi già abbiamo aperto e consumato un pochino perché ancora ce n'è. Sono molto buoni, devo dire, però io preferisco quelli della Lidl, sono molto più buoni. E per terminare abbiamo ripreso questo qua, il merluzzo
dell'Alaska, filetti gratinati di merluzzo, sono buonissimi, è buonissimo perché è una piccola teglia e dentro questa teglia c'è questo filetto ed è veramente molto 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 buono. Vi consiglio di provarlo se non l'avete mai provato, è veramente fantastico, si prepara in forno direttamente, lo prendete così com'è e lo mettete in forno, quindi è veramente molto pratico. Ok ragazzi, la mia spesa è terminata, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia utile, vi possa dare delle idee in più per acquistare nuovi prodotti da Eurospin che magari non conoscevate. Io mi trovo benissimo, compro da Eurospin praticamente da quando ha aperto Eurospin a Catania, quindi ma saranno più di 15 anni che io compro da Eurospin, non lo so, quindi ho visto il suo evolversi e conosco tutti i suoi prodotti, qualcuno lo conoscevo, qualcuno non lo conoscevo, ma ogni anno cambiano e la qualità migliora sempre, quindi mi trovo veramente benissimo, non posso dire nient'altro. Eurospin e Lidl sono i miei preferiti, i miei discount preferiti. Comunque ragazzi, va bene, adesso bando alle ciance, ciancio le bande, salutiamoci, ci vediamo presto in un prossimo video, mi raccomando, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale perché ne vedrete delle belle sicuramente, lasciatemi un like di supporto, mandatemi tanti bacini, tanti commenti, io sono sempre felice di leggervi, quando posso vi rispondo sempre e vi do tanti baci e ci vediamo alla prossima, ciao a tutti da Mari! Muah!